Buongiorno, people of every eye. Direttamente uscito dalla doccia, degno successore di Isaac. Ciao Tommy. Ciao BTC Timis. Ciao concutoleta di agnello. Allora, no, non è un degno successore di Isaac. Perché non è un successore di Isaac. Con mia grande sorpresa, io pensavo, ripeto, io sono stato blind. Sembra che ho tantissimi capelli, ma in realtà è il coso di Topolino. No, niente pardon, ci sta. Io pensavo fosse... potesse essere un degno successore di Isaac. Tanto mettiamo un gioco PC. Piffete! Pensavo potesse essere un degno successore di Isaac, ma non lo è per il fatto che è un gioco proprio diverso. Pensavo fosse più... vista la... in realtà sei pelato, esatto. Sei blando naturale o tinto? Pensavo, come ho detto ieri nella conferenza THQ Nordic con Ale, quelle poche cose che ho detto, io pensavo dalla demo fosse più incentrato su una componente roguelike o roguelite e che ci fosse un po' di gestione del culto, della banda, delle risorse, bla bla bla. Pensavo tu dovessi fare delle piccole... no, di organizzarti un minimo, su prendere materiali, cose. Invece è molto gestionale, con meccaniche roguelite o roguelike, che, come vi pare a voi. Però non mi dispiace, non mi dispiace. Quindi non è un degno successore di Isaac, perché Isaac non c'entra niente con i gestionali, zero. Questo è un'ottima via di mezzo, a me piace molto, mi sta piacendo molto, tant'è che ho giocato un po' per livellare il nostro personaggio, la nostra pecorella, e ora il nostro culto sta crescendo. Vi faccio vedere cosa ho sbloccato, cosa ho trovato, e oggi dobbiamo andare a fare... lo so che è morto Piero Angela, veramente... Beh, perché adesso mia nonna, fantastica, mia nonna che ha 86 anni, ha detto no... è morto Piero Angela, all'improvviso. Ma nonna, all'improvviso. È 93 anni, insomma. All'improvviso. Dispiace a tutti, però all'improvviso. Non mi pare no, nel senso. Hai attiva l'integrazione con Twitch? Purtroppo no, perché c'è stato un problemino in fase di attivazione e sto aspettando che la... non c'erano indicazioni che potesse succedere. Nessuna, a parte 93 anni, insomma. Ciao Metal, ciao Mike, ciao Nero. Dicevo, ho avuto un problemino con la interazione con Twitch e sto aspettando che mi risponda l'assistenza. Ho visto qualche live molto profondo come gioco. Non credevo che il culto fosse così personalizzabile. Il nostro culto è abbastanza divertente. Ho scelto un nome abbastanza carino. Allora, vediamo un po' di cominciare questa partita, perché abbiamo solo 2 ore. In 2 ore questo gioco... bisogna correre. Giorno 26, 13 seguaci e un solo eretico defeated. Andiamo a defeatare il secondo eretico. Tanto non mi ricordo dove sono rimasto. Noi siamo i compagni di merende. Sei crudele o caritatevole? Tra l'altro qua abbiamo 2 tombe. Dove sono le tombe? Sono morti i nostri primi 2 seguaci. Vanni Marcia e Pietri Pacciano sono morti di cause naturali. Allora, guardate quanti belli, guardate belli, guardate che organizzazione incredibile. Vi faccio conoscere un po' di follow: Katanga, Vanni, Balotelli, niente, Povero, Clerici, di nuovo Vanni, Vorpe, Vomito e Scabbia. Questi sono i nostri follow. E chi è questo? Fegre. Non so chi sia, Fegre, non so da dove viene. Questo è il nostro bel campo. Tutto bello in ordine. Il volume è un po' alto però. Facciamo il nostro sermone giornaliero e andiamo alla caccia di... del nostro nuovo coso da defetare. Easy. Allora, io direi di
fare questa. Tre nuove maledizioni appariranno. Ci sta. Abbiamo sbloccato anche un nuovo... una nuova tavola. Una nuova corona, abilità della corona. No, è in cooldown, niente. Ok, let's go. Quanto sono carini e coccolosi. Questo dorme, dorme in piedi. Ma poi mi sembra che ce ne siano due che sono in... sì, due stanno in... ma ecco, è crollato il letto. Due stanno in missione per prendere soldi. Siamo poveri al momento, ho 4 monete. Abbiamo solo 4 monete. Questa è la nuova area che abbiamo sbloccato. L'area dei... il bosco. Un boschetto. Cos'era? Non mi ricordo. Cos'è sta roba? Ascia vampirica 7. La vendetta. Chance to heal. Ah, ok, questa guarisce 3.2 di danno. Però io le asce le odio. Non sono capace di giocare con le asce. Spara 3 proiettili. Terrone... la no, mi dissocio. Benvenuto. Io con le asce non sono capace. Perché sono veramente lente. Io preferisco un DPS elevato. Funghi. Funghi mi servono. Devo portarli da una persona un po' stramba. Dopo ve la faccio vedere. Ma porca. Ecco, se c'è un nemico che io odio sono i pipistrelli. I pipistrelli sono terrificanti. Ah, aspetta, fammi vedere se la difficoltà... esatto, no, l'avevo abbassata perché devo registrare un video al volo. No, non so... no, 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 i funghi... non so perché sia tanto interessato ai funghi quello che ce li chiede. Non vedo i pipistrelli. Io non li vedo i pipistrelli. Sono cegato. Chi manca? Ah. Salve. Ok, ci servono già delle cure. Già ho preso 3 danni. Vabbè, ma se la chiami è skill, comunque. Io ricordo che... se li chiami è skill. Devo anche trovare un octopus, uno squid, un lobster e un crab da portare al fisherman. Ma io non... non so. Non li conosco. Cioè, non l'ho mai visti, non so dove prenderli, sinceramente. Ho provato a pescare, ma pesco solo pesci, quindi... credo che siano... li troverò man mano che esploro. Funghi per la merenda, ovviamente. Esatto, esatto. Merende nutrientissime. Ah, soldi. Bene, perché siamo poveri in canna. Ed è per questo che ho assunto povero tra i nostri seguaci. Carta dei tarocchi? Grazie. Potenziamenti permanenti. Ah, un extra cuore o un cuore? Beh... mi sento un po' scammato per questa scelta. Però andiamo avanti. Ma leggermente, così. Per dire. Una scelta difficile, devo dire. Chi è il boss? Ah, non c'è il boss adesso. Negozio? Andiamo al negozio. Oh no, ma è il negozio di... posso comprare un seguace per 14 danari. 71% di sconto. Beh... come quest failed? Quale quest failed? Compriamolo. No, 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 sono solo per l'arena. Solo per il dungeon. Compriamo un unicorno. Ho perso 45 di fede. Penso che ci saranno casini quando tornerò al villaggio. Porca zozzona. Porca zozzona. Beh sì, è un affare, dai. Peccato che non ho soldi. Rubiamo la devozione alla statua del nostro nemico, di cui mi sfugge il nome. Questo è il secondo boss che dovremo battere poi. Beh, questi sono abbastanza semplici. Ma non ho ancora provato l'abilità speciale. Beh, è bella. Aia. Ma quelli permanenti esistono o sono solo quelli della chiesa? No, sono solo quelli della chiesa. Di permanente nei dungeon non c'è niente. Le abilità rimangono finché non hai finito il dungeon. C'è stato un lag incredibile. E chi? Cosa vuoi? Hackett, ecco come si chiama. Sì, abbiamo capito che non sopportate l'eresia, la corona rossa e bla 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 bla.
I cast a famine upon your cult. And in greed and ambition, jacket, I drew goggly. Cosa? Ma? Ma dai, ma ci ha avvelenato le persone! Ma che porco! Scabbia e vomito i starving! Ma proprio scabbia e vomito, tra l'altro. Che precisione, comunque. Poveri scabbia e vomito. Vomito, so vomito. Natale sul Nilo, cos'era? Ciao, Rick! Che mira, comunque, che ha avuto il nostro nemico, eh? Ha preso i due migliori. Point of corruption 8. An explosive projectile. Questa non è male. Oh, sì, però... Speed 2. Beh, speed 2. No, prendo questo. Penso che il... voglia. Meglio questo. È un caso difficiletto. Sì, è abbastanza difficile. Infatti servirebbe una patch o qualcosa. Un mouse Razer bello performante cablato. Oddio, sui mouse Razer non sono ferrato per niente. Io sono fedele alla Logitech da quando ho 12 anni. Ho ancora il mio G5 storico, quindi non te lo... Ricicla le armi per... Si possono riciclare le armi? Cosa? Quando mai me l'hanno detta questa cosa? How can? Io mi sono ricomprato l'edizione rifatta del G5 storica, pensa. Io non riesco a cambiare mouse, proprio. Sono legato a quel mouse per sempre. Ma mi eri duro tu, eh? 2 secondi di invincibilità? Proviamolo! Come si fa a riciclare? Ah, vabbè, una moneta, vabbè. Testiamolo. Ah, ok, è un'onda e poi mi dà 2 secondi di invincibilità, ok. Devo dire, non è molto chiaro quando io sono invincibile, quindi è un po'... quanta roba a schermo. Ma ho rollato. Gioco, ho rollato. Ma ho perso i cuori blu. Fare lo schizzinoso, è vero, siamo poveri. È vero, siamo poveri. Boss! Ah no. Un altro seguace. Meglio così. Ma quanto sei brutto! I'm surrounded by fools that don't see my genius. Sono circondato da pazzi che non vedono il mio genio. Ma tu lo vedi, vero, Lamb? Ammetti la tua stupidità e il mio superiore intelletto e sarò ai tuoi comandi. Comandi. Oddio. Sono troppo egocentrico. Sei uno stupido. Smetti di farmi perdere tempo. Ma sei veramente una persona orribile. No, clerici starving. No, devo tornare subito al villaggio. Non ho bisogno di me. È andato tutto in malora, io lo so. È andato tutto in malora. Ho lasciato con la gente che stava bene. La fede era buona. Il cibo c'era. Tornerò, sarà tutto in fiamme. Già lo so. E dovrò sacrificare qualcuno. Dovrò fare sacrifici. Cheat Elsa Fornero. Ma io ho schivato. Potrei anche usare l'invincibilità ogni tanto, Niccolò. Potresti provarla, tipo. Altre armi. Ma basta armi. No, tengo le mie, ciao. Io non, purtroppo, Alexander, non ti posso aiutare perché non ho... Ciao, Nick! Non ho esperienza con i Razor, io ho sempre avuto Logitech. Ma, comunque, so che fa buoni mouse. Ora, capisco che chi ha avuto una brutta esperienza rimane sempre un po' scottato. Io non ho sentito di amici con... So di amici che hanno Razor e non ho... sentito grossi problematiche. Un'esperienza negativa può capitare a tutti, insomma. Oh, e vai, Marie!
Però non so nemmeno la lineup adesso di Razer. Proprio non conosco nemmeno i nomi. No, ho sbagliato. Devo finire il piano. Mannaggia, mi sono distratto. Questo che faccio? Ah, ma questo era... Dovrebbe essere facile. Aia, ecco, l'ho detto. Dovrebbe essere facile, invece no. Mamma mia. Scusate, adesso mi devo un attimo concentrare. No, 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 mi sono incastrato. Ma ti levi dalle balle. Non tolgo veramente niente. Pensavo che ho fatto una cavolata a prendere st'arma. Sembrava buona. Devo dire che l'invincibilità fa, eh. L'invincibilità fa. Resti in illusion, benvenuto. Oh, che puccioso. Quando il primo prodotto che prendi costa 80 euro e ti si rompe da solo, ha problemi, rimani che quella marca la scegli per ultima. Giustissimo, infatti, beh, l'ho detto. Ho appena ucciso il tuo stesso boss. Sì. Ovvio che le brutte esperienze capitano a tutti, però vabbè, cercherò di valutare meglio. Grazie per le dritte. Io, guarda, ti posso consigliare i Logitech. Come qualità-prezzo sono abbastanza buoni. Io ho preso l'MX518, che è il remake del G5 storico, perché per me, come forma per la mia mano, cioè il mio cervello ormai sa che quello è un mouse. Se io prendo in mano qualsiasi altro mouse, il mio cervello dice no! Cos'è questa cosa? Non puoi sparare più bene. Mai più. Le zucche? No. Le zucche. Prendiamo le zucche. Yubi! Let's go! Ci manca un altro dungeon da completare. Quindi nel prossimo dungeon possiamo andare a battere la ranocchia gigante. Hume. Ora andiamo a vedere che danni hanno causato al mio... al mio coso, al mio... villaggio. Vi prego, vi prego. Vi prego, non mandate tutto in malora. È tutto in malora! Oh, questo è impazzito! Tutti affamati! Ma io veramente sono senza parole. Tu chi sarai? Vai a pregare. Sì, un attimo, amici, un attimo, un attimo, un attimo. Lasciatemi in pace, so che avete problemi. Tu sarai... Sembra una polpetta di carne. Oh... Ma mi si è spento il joy. Oh no. Tu sei rancido. Corona, no, mi dissocio. Però assomiglia, devo dire. Cosa vuoi, ometto giallo? Cosa vuoi? Tu vai a... Cosa c'è? Sì, sì, va bene. Le decorazioni, va bene. Fatemi raccogliere tutto. Qua c'è gente che sta male. Ma tu intanto che sei con... Chi è? Vai in prigione, subito, immediatamente. Non è che possiamo qua... Cioè... Facciamo un sermone. E poi uno è invecchiato. Devo sacrificarlo. Devo assolutamente sacrificarlo.
Ecco, una cosa non mi è chiara, ragazzi. Io non vedo tutti i miei follower ai sermoni. Perché? Andiamo a... Law and Order. Ritualistic fight pit. Perform a ritual at the time of which two follow a fight to the death. E per... You can marry one of your followers. Beh. Max X, persone in chiesa distanziate, no! Io voglio sposare uno dei miei follower. Subito, immediatamente. Tra l'altro devo farlo immediatamente perché la fede sta andando... Se ne sta andando... A quel paese. Tipo, io voglio sacrificare qualcuno, però quello anziano non c'è. Quello anziano non entra in chiesa. Perché non entra in chiesa? Tanto sposiamo qualcuno. Sposiamo... Vorpe. Beh, il più giovane, dai, sposiamo uno giovane. Domenico Bini, è appena arrivato. Oh, povero! Sposiamo Domenico Bini, che almeno è giovane, dai. Arancido. No, Domenico Bini. Non entra perché l'hai buon saggio, ho già capito, vero. Sposiamo il maestro Bini. Oh, l'amore. Tutto molto inquietante, come un tarocco. You can marry as many followers as you like. È il tuo culto, dopo tutto, bellissimo. No, come lo sposo diventa geloso. Oh, mamma mia. Che angoscia. Beh, facciamo un altro rituale, eh. Vai, un banchetto, così anche la fame passa. E la fede sale. Rimettiamo le cose a posto spendendo le ossa. Tutti i rituali richiedono un grande uso di ossa. Le ossa le trovi sconfiggendo i nemici. Ma adesso ne ho bisogno perché stava andando tutto in malora il mio villaggio. Bene, abbiamo rimesso le cose a posto. La fede è massima. Come la fame è piena? Ma... Scusami. Oh, più due cuori blu. Abbiamo sbloccato un nuovo tarocco che possiamo trovare nei dungeon. Il problema è un altro. Ah no, ok, la fame è piena. Ottimo. Va tutto incredibilmente bene. Perché non state lavorando però? Lavorate, forza. Vedi, Balotelli è diventato vecchio. Perché non viene in chiesa, Balotelli? Perché non entra in chiesa? Io questa cosa non l'ho capita. Ma chi è che è in vacanza? Olindo e Schiavo sono in... Sono in vacanza. Rieduchiamo il nostro personaggio. Sì, lo so che posso benedirli. Adesso non mi interessa molto benedirli. Vorrei capire perché non entra in chiesa per... Ma la cacca, chi ha cacato? Vorrei capire perché non entra in chiesa. Cioè io devo sacrificarli gli anziani. Nel mio culto ho messo che... È meglio morire da giovani. E quindi quando muore un anziano di cause naturali, la fede crolla. Sì, ma non ho scelto il digiuno. Io ho scelto il banchetto. C'erano le due possibilità. Nello skill tree ho scelto... Perché non Balotelli non entra in chiesa? Cioè, non capisco. Non capisco come fare. Ah, vediamo se posso costruire... Tanto devo fare... Ricordo che devo fare le gold bars. Allora, vediamo cosa... No, questo è il cibo. Cosa posso costruire di nuovo? Allora, questi niente. Ok, la... Questo per seppellire i cadaveri e renderli fertilizzante. Non ci interessa. Fede. L'offering statue non ci interessa. Ah, devo costruire tre decorazioni. Vabbè, andiamo... Una statua qui. Poi... Mettiamo... Una fontana, perché no? Bella fontanella qui. Mi sbaglio sempre nei menu. E poi mettiamo una... Ah, beh, una ghirlanda al cimitero, dai.
ci sta, ci sta. Io è un problema questo che non riesco a risolvere. O mi si è buggato il gioco, perché gli anziani non vengono a pregare, cioè non vengono in chiesa, non vengono ai sermoni. E io come faccio a sacrificarli? Dovevo scegliere murder come azione, lo sapevo io. Dovevo dare la possibilità di uccidere ai miei follower. Purtroppo non l'ho scelto. No, vorrei buildare Rancido. Grazie. Costruito tutto? Bene. La quest? Chi mi ha dato la quest? Chi mi ha dato la quest? Dove? Ma... dove sei? Ah, tu. No? Ma chi mi ha dato la quest? Tu? No? Tu? Ah, complete quest. Eccola. No, sei più nascosto. Accetta. Easy. Ok, la fede sta andando tutta su. Oh, nuovo livello. Possiamo sbloccare qualcos'altro. Cosa andiamo a... Body pit ce l'ho. Qua ho sbloccato tutto. Demonic summoning circle. Possessa un follower con lo spirito di un demone. Così può joinarti. Può joinare con te nella prossima crociata. Beh. Interessante questo. Tabernacolo. Poi il tabernacolo sblocca la Shrine Flame Bundle. I rituali costano 50% in meno. Beh, direi che sblocchiamo questo. E poi andiamo a sbloccare il tabernacolo. Voglio vedere come funziona. Voglio assolutamente vedere come funziona. Allora, si deve costruire? Eccolo. Costa, ho tutto, bene. Facciamo i rituali satanici qua. Qualcuno che mi aiuti, per favore. Grazie. Devo capire come risolvere il problema degli anziani. Cioè io non so come uccidere gli anziani. Cioè, nel senso, non so come sacrificarli. Che ucciderli li posso uccidere, ma non so come sacrificarli. Aspetta però, forse posso usarli... No, vedi? Ah! Vedi, non è che li porto con me, ma ognuno mi dà un bonus. Ma fantastico! Cioè, più 2 di danno? No, non ho capito. Melee attacks closest enemy every few seconds. More damage dealt. Beh, proviamo. Clerici, vieni con me. Cioè, converti. Sì, in effetti sì. Queste frasi vanno contestate. Signori di Twitch, è il gioco, signori di Twitch. E quindi lo posso usare. È automatico? Immagino sia automatico. Ok, lasciamoli mangiare così non rompono le balle. 100 per... No, con morire no. Questo, vai. 1 e 2. Cucina. Venite a mangiare. La fame... Devo ripulire un attimo perché c'è della cacca, mi dicono. Eccola. Se no, gli prende la scabbia. Puliamo il fertilizzante. Cacca, cacca, cacca. Devo costruire ancora i bagni. Non ho ancora sbloccato i bagni. Ma tanto non c'è bisogno dei bagni, secondo me. Andiamo, è anche notte, via. Let's go. Andiamo a battere il secondo boss del gioco. Non farò la stessa fine di Leshy. Mi troverai nel mio tempio. Va bene. Ah, eccolo il cazzillo.
Non un'ascia, e te pareva l'ascia. Naccia, oh. Questo che è la bomba? A proiettile. Ok, la bomba non è male. Bomba non... Le bombe non sono male. Sì, è la bomba. Mamma mia, quanto sparo lento. Aia. Ok. Non ho capito se sto cosetto spara per gli affari, per il conto suo, o devo sparare io? No, mi sa che mi dà solo il più... il più 2 d'attacco. Non so se è più 2, boh, mi ricordo. Comunque facciamo un botto di danni con Stasha, eh. Non shottiamo, ma... Ah no, vedi, colpisce! Ma è un po' una cacca, era meglio prendere... Ecco, era meglio prendere dei cuori in più a questo punto. Niente, sto prendendo... Ho preso... Ma cosa mi... No, c'era il... C'era quello minuscolo, non l'ho visto. Sono morto. Freccia. Bravo, Niccolò. Morto, subito. Cioè, prendo l'ascia e divento un nubbo. Incredibile. Non vedevo assolutamente quelli piccoli. È andato tutto in malora? No, no. Hanno resistito. Certo, la fede è un cicinino bassa, eh. Facciamo un rituale per essere sicuri. Metti che perdo un'altra volta. Anzi, sermone e rituale. Vedi, non c'è l'anziano. Perché? Me li conta tutti i follower, ma non entrano in chiesa. Io vorrei sacrificarne uno, ma non posso. Tutti i follower ti danno soldi. No, grazie. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Mi fido della mia skill. Cioè, i bagni non li hanno inventati. Non so per quale motivo hanno inventato i bagni. Non servono i bagni. Ci sono io con la scopetta. Quanto vuoi per questo? 50 monete! Ah, tu sei pazzo. Sei pazzo. Siete tutti pazzi, siete. Oh, una spada. Grazie a Dio. Questo cos'è? Oh, questi sono fortissimi. Questi li adoro. Questi li adoro. Chi è? Ancora tu. Cosa vuoi? Quello che servi, il mostro che noi abbiamo messo in catene, non sarà soddisfatto finché non ci hai ucciso tutti. Hai ucciso mio fratello Leshy, ma non mi ucciderai a me. E non ti avvicinerai ai bishops della Hold Fate. Noi siamo più potenti di quanto sia stato Lash. Va bene, ciao. Ma... Mazza gli HP! Ma... con cosa mi ha colpito? Ma questi sono duri, duri, eh? Complimenti! Mamma mia. E dammi mezzo cuoricino, mortacci. C'ho due cuori rossi e mezzo nero. No, quanto li odio questi incappucciati. C'hanno una marea di HP. Queste freccette. Fatto Neo di Matrix. Diamo prima questi piccoli! Mannaggia, ste ranocchie giganti! Dai, però! Mamma mia, che fatica, oh! Ma che è? Trotto dei funghetti. Ah, devo andare da quello dei funghi. Ok.
fatica. Allora, servono ritarocchi, potenziamenti, un po' di vita. E tu chi sei? Flinky! Hello, child. I know you. You're a friend of Rathouse? Sì, sono io. Recognize that crown on your head. Rathouse told me all about you. I wanted to visit him for a game of Knuckleball. No, questo gioca a Knuckleballs. E vabbè. Abbiamo sbloccato un altro che gioca a Knuckleballs. Ma non potevi darmi qualcosa di meglio di... della lore? Oh, eccoti. Uomallamma. 10 per overall damo... no. No, 1,5. Per forza. Se sceglie l'attacco. Però mi compro una carta. Dai, dai. Per 20 soldi, dai. Dai, una carta buona. Vita. Due cuori blu. Due cuori blu. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, le maledizioni consumano meno fervore. Che busta di piscio. Che sfighetta. Oh, il danno si sente però, eh. Ecco. Ho preso un danno io. Perché non li vedo. Struttura alberghiera e località turistica che offre al suo interno varie opportunità di svago e relax. Ok. Grazie, ecco. È impazzita un po'. Ogni tanto la mia Alexa prende il controllo della live. Mi dai mezzo cuore? Cioè, mezzo, mica uno. No, le decorazioni mi dà. Tacci tua. È un po' povero di cuori questo gioco, devo dire. Mini boss? Ah no. Negozio, ma qua... Follower? No, andiamo in punto interrogativo. Perché il negozio, questo è il negozio col follower, c'è scritto, quindi no. Punto interrogativo? Che scam, ragazzi. Cos'è quella cosa cuori carta? Lose red heart, gain tarot card. Ma no, come? Ma no, non lo sapevo. Ma adesso ho un cuore solo. Però ho guadagnato una buona cosa, che è una cosa che mi dà fervore, doppio fervore coi nemici. Considerando quanto è forte la nostra abilità, ci sta. Però, cioè, adesso mi serve una carta dei tarocchi che mi dia dei cuori. Cioè, ragazzi, non sopravviverò senza cuori. Cioè, c'è un boss che non ho mai visto da battere. Come faccio? A parte che non ci arrivo al boss con queste stanze. Un cuoricino, niente. Niente, cuori blu non pervenuti. Quanta strada ha fatto questo robo? Con quanta strada mi è venuto a dare una botta in faccia? Niente, devo entrare in God Mode contro il boss. Ma anche adesso in realtà dovrei. Cuore blu? C'è speranza di sopravvivere. Ti prego, uccellino, dammi dei cuori. Attack rate increased by 1 per... vabbè, niente. Siamo fortissimi. Ma siamo un coso, un... come si chiama? No, crystal glass. Glass Cannon, bravo. Crystal Glass è, non so, tra Glass Cannon e Crystal Ball. Ho fatto una crasi.
Comodio di legno, grazie. Grazie anche a Alex. Che... Allora, un proiettile esplosivo. Un proiettile che... Ok, no. No, mi tengo i missili. E siamo arrivati. Ma io come lo batto con un cuore? Ah, non siamo arrivati. Io come lo batto con un cuore, il boss? Abbiamo l'ultima possibilità. Se lo chiami a skill. Ma io pensavo fosse uno intero che... Ma pensavo fosse un contenitore di cuore, non un cuore! Che scammata, ragazzi. Ah, fatto così, boss, bene. Bene, se perdo per mezzo danno... Bel gioco. No, non è un bel gioco, sono scemo io. Ciao, Zva. Volevi? Tantissimo lo volevo. Cos'è questa roba qui? Muori subito. Una stanza gigante per un arrospetto? Ma va benissimo, eh. Funghi, funghi, funghi. Niente, funghi. Ops. Davvero, ops, eh. Che scammata. Ma basta ste rane giganti. Niente, devo entrare in god mode e basta. Non verrò ricompensato dal gioco con dei cuori. Ma che stanza di merda! No, vabbè, ma che stanza... Dai, ma che stanza orribile con i sassi e tutti in mezzo! Ma cos'era? Da, questa no, questa è veramente cattiva, eh. Questa è veramente cattiva. Dai, questa è veramente cattiva. Veramente cattiva. Ero anche fortissimo. Ma è veramente un... Mi bastava uno sputo per morire. Ma sono tutti arrabbiati con me! È morto! È morto! Chi è morto? Balotelli, no! E niente, ce ne faremo una ragione. Andiamo subito a fare un sermone, subito, subito, via, via. Devo sposarmi con qualcun altro immediatamente. Comunque, se qualcuno in chat sa il motivo per cui gli anziani non vengono in chiesa, me lo scriva, perché non l'ho capito. Belief in original sin trait o belief in absolution trait. Tutti sono nati colpevoli. Riduce la fede persa quando metti un follower in prigione che non sta... Ma che schifo. Freedom of the earth, every day that begin without anyone in prison, gain più 10 di fate. Beh, questo. Assolutamente questo. La prigione la tolgo. E tutti quelli che stanno in dissenso li ammazzo. Ish. Facciamo dei rituali. Tutti intorno al fuoco a ballare. Questo è il migliore, non costa niente, dà un sacco di fede. Beh, la fede è quasi a posto. Adesso andiamo subitissimo a liberare quello in prigione. Provo a rieducarlo, ma tanto non basta. Infatti. Vabbè, ti libero. Ti libero, sei libero. Adesso andiamo tutti in chiesa. No, ho sbagliato. La borra. È arrabbiato con me. Perché non ascendere al cielo? In cielo. È stato un piacere, grazie. E tutti sono più contenti. Bene.
Fatto due. Ci sono tre aumenti di livello. Dov'è il terzo? Eri tu? No. Chi era il terzo che ha aumentato di livello? No? No? Ce n'era un altro! Con gli occhi bianchissimi, dov'è? Tu? Sì. Bene. Ah, la fame, la fame, la fame, la fame, la fame. Ma c'è un cibo sano che... questo? Ah, ma non ne ho. Pesce. Questo no, uccide le persone. Questo no, questo no. Questo no. Vai, questo. Sono a corto di cibo. Sono veramente a corto di cibo. Aia! No, ho sbagliato due pasti! No, 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 non li mangiate! Ma stai zitto, non romper le palle! Non li mangiate! Ah. Costruiamo tre decorazioni, no, costruiamo dopo le decorazioni. Avete mangiato tutti? Perfetto, stanno tutti bene, andiamo a riprovare la boss. Mamma mia, ragazzi, la gestione... Aspetta che posso salire di... No, no, per poco, ma no. La gestione del villaggio è mi crea dei... Ah, posso sbloccare un'altra area? Vabbè, apriamolo adesso che i follower sono vivi. Prima che muoiano. Maestro dell'asilo, esatto. Cioè, mamma mia. Se muoio come un pirla due volte in un dungeon, mando tutto a in malora, no? No, l'artiglio lo odio. Un'arma che odio, l'artiglio. Veramente lo detesto. Cioè, allora, non è male, però mi serve un artiglio potenziato, quello base, un po' uno scammino. Ehi! Devo andare da quello di funghi, sono dimenticato. Ciao, Mid Thunder! Benvenuto! Let's go, let's go, let's go! Che ho come coso? Ah, il proiettile. Vabbè. A voi vi odio. No, io non li vedo! Non li vedo questi qui! No, questi qua col cappuccio, io non li vedo! Si nascondono! Mad, sì, vabbè, ma chi sei? Occhio di falco? Una carta gratis! Più un cuore blu! Onesto! Legit! Molto legit! I miei nemici numero uno sono i pipistrelli e quelli incappucciati. Quelli incappucciati veramente... Ma storicamente le persone incappucciate sono brutte persone, eh? Infatti. Storia insegna. Un tarocco. Anzi, due. Questo lo compro subito. Dai, dai. Dai, dai. Potenziamenti buoni. Buoni potenziamenti. 20% di danno duri il giorno. No, no, extra cuori, extra cuori. Comunque uno schifo. 10% di critical hit. Fai danno da veleno e... Mamma mia, che schifezza. Ma sto avendo una sfiga con i potenziamenti atroce. Danno da veleno prendiamolo, meglio del 10% del colpo critico. Scheletrino, mi ricordo che pattern hanno, però va bene. Allora, devo dire che il danno da veleno è buono con l'artiglio, perché l'artiglio stunna i nemici in combo. La terza combo dell'artiglio stunna e quindi oltre a fare più danni, fa anche danni da veleno. Non è malaccio. Ciao Michan, benvenuto o benvenuta. Oh, oh, che è? Ah, le rocce. Voi rimanete un attimo dentro mentre uccido i pistrelli. No, no, invece devo dire che il veleno fa il suo, eh. Con l'artiglio il veleno fa il suo. È una buona combo. In effetti è ora di merenda. Ah già, io non ho fatto merenda. Ecco perché non sto giocando bene. Non ho le calorie. Bevo. Perso il tappo.
che è una candela. Ma bella. Termo Simone, anche in questo gioco non hanno messo la lingua italiana, vero? Palese. Ovviamente no. Ed è un peccato, è un peccato. Certo, perché un inglese è un po' particolare con tanti termini religiosi. Solo per quello, non è poi così fondamentale la lingua qui. Cioè, nel senso, si capisce. Come recupero materiali? Qua stanno tutti incazzati al villaggio. Dillo a me, stanno sempre tutti incazzati. Ah, cibo! Negozio. Negozio con cibo. Beh, no, ma scelgo i funghi. Li vado a vendere da Lomino. Come li recuperi? Devi costruire, devi andare avanti con i potenziamenti e costruire delle capannette che ti farmano legna, pietre e... legna e pietre. Oppure fare dungeon e andare sui simboli della legna. Prendiamo un nuovo follower? Sì, dai. Beh, mi sembra esagerato, però fare... No, ma dai, ma 4. Dai, ma stiamo scherziamo? Che truffa. Olè! Cosa mi ha colpito? Non è vero. Pipistrelli no! Ah! Devi dedicarti un sacco di tempo alla ricerca dei materiali. No, vabbè, però se schivo mi devi lasciare il tempo. Ho perso un cuore in mezzo in questa stanza per avere un... Due cuori in questa stanza per avere un follower. Ciao Celebi! Abbiamo un fishing. Come stai, Celebi? Da un po' che non ti sento, o sbaglio? Hai fatto vacanze? Da quant'è che non ci sentiamo? Mi prude il naso. Mi prude il septum, non il naso. Mi dai mezzo cuore rosso, ma... Sono al mare fino a fine mese, vedi? Lo sapevo io. No, il veleno fa un sacco di danni invece con l'artiglio. Dai, tarocchi, su! Tarocchi! No, armi. Non cambio niente. Cambio niente. Non ci sto credendo. Mi sono teletrasportato sotto la rana. Mamma mia. Niente, muoio anche questa run. Non sto trovando potenziamenti. È incredibile. Né cuori come al solito. Ma nemmeno rossi. Cioè manco per curarmi. Niente. Devo aver fatto qualcosa di sbagliato al gioco, perché... Il gioco mi odia. Non vuole che io mi curi. Mi dai mezzo cuore, mortacci! Sì, ma mi è spawnata addosso. Le armi che hai trovato sono quello più alto, quindi è sempre meglio di artigli. Lo so, ma... La spada era la spadina base, senza poteri, cioè... Niente, sono arrivato al primo mid boss. No, è il boss finale? No, ok. Niente, se non trovo cuori, ragazzi, ho perso.
Ma cioè non è spawnato un cuore. Non è spawnato un cuore in tutto il core robo. Prendiamo questa. Proviamo a lasciare. No, 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 c'è roba da fare ed è molto bello sto gioco. Secondo me merita tantissimo. Merita tantissimo perché io l'avevo inquadrato come un possibile nuovo Isaac. Invece è un gran misto di giochi. Cioè veramente un Animal Crossing misto a Hades con un pizzico di Isaac. Isaac c'entra veramente poco. Però merita perché il gameplay è molto carino. La parte manageriale è molto difficile e impegnativa. Guarda, devo dire che mi sto veramente divertendo. Mi sto proprio divertendo con questo gioco. E non mi capitava da un bel po' di divertirmi con un gioco. Cioè, l'ultima volta che volevo chiudermi a giocare a un gioco è stato con Elden Ring, considera. Un cuore! Ma è il mio compleanno? È il mio compleanno! È veramente il mio compleanno. Mamma mia. Finalmente. Piangere funziona sempre, dai. Il pianto è sempre una tattica che funziona quando si gioca. Ai giochi da tavolo soprattutto. Ora però non sprechiamo questo buco di Dai. Pepite d'oro. Non sprechiamo questa fortuna. Mi servono dei tarocchi però. Vorrei potenziarmi un cicinin in gioco. Dov'è l'uccello dei tarocchi? Mannaggia, lascia quanto è lenta. E muori. Un po' inutile. Aumenta la velocità di un follower. Ci siamo! Ora, non so il pattern del nemico. I boss li ho sempre fatti first try. Vediamo se anche questo. Ho un sacco di vita. Però non conosco il boss, quindi... E ho l'arma che meno padroneggio in assoluto. Cos'è? Oh no, ma che... No, vabbè, ma che so tutti questi minion. No, ma siamo pazzi. Trova la tua pace, creatura. Non lascerai questo tempio. Probabilmente è vero. Cos'è? Ah, si sono sacrificati. Easy. Bellissimo! Mamma mia, il design è fantastico di... Ok, questo è un attacco facile da schivare. No, no, le mosche, no, la mosca... Mannaggia... Oddio, signore! Ok, va bene. È figo a bestia, è molto figo a bestia, infatti. L'ho messo, e quello come l'ho messo giù, Seamorth, è una sintesi abbastanza veritiera. Se ti piace Hades, Animal Crossing... Ho preso due danni con un solo attacco. Sono un testa di Fletcher. Sì, ma ti vuoi levarti da quell'angolino, per favore? Cos'è? Non avevo visto. No, non ce la faccio. Mamma mia.
Oh, mamma mia, mamma mia! Rossi c'è! Ci vuole pazienza, non devo essere greedy. Ci vuole molta pazienza. Moltissima pazienza. Mannaggia! Mi ha spawnato le mosche addosso. E vabbè, niente, ho perso. Lo so, l'italiano manca, però vabbè. No, questo con l'ascia non si batte, dai. Sì, e poi? Poi abbiamo altro nella vita? Cos'altro vogliamo mettere? Eh? Un attimo, veramente... Ah! Ste cacchio di rane! C'hanno 60 HP! No! Ma che è? Mamma mia! Ah beh, ma ti ammazzo, eh. Ah sì sì sì. Compagni di merende, andiamo. E niente, stanno di nuovo tutti fame, tutti incazzati. Ma che siete, oh? Facciamo il Demonic Summon in single 2, va. Adesso invece penso io a voi. Vi disintegro tutti. Tu vieni. Tu ti chiamerai Pippiti. E dicevi che era facilino. Sì, in effetti lo è. Era la mia prima volta che vedevo. Era la prima volta che vedevo questo boss. E quasi. Insomma, è andata abbastanza bene. Per essere la prima volta. Hanno tutti fame. Tutti fame qua. Non ho niente da darvi, amici. Sermone, sermone, sermone. Preghiamo, amici, preghiamo. Stiamo per aumentare di un livello, tra l'altro. Corona. Io direi fame. Qualcosa, un rituale per la fame. Dai, 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 dai. Cannibal trait. All cult member, we gain the cannibal trait. Più 5 di fede quando mangiano carne di un altro follower morto. Benissimo. Però muoiono se gli do da mangiare. No, più 5 di fede quando mangiano cibo fatto di erba. È che se gli do da mangiare la carne di altri follower morti mi schiattano. C'è il 75% di possibilità di schiattare.
Oh, sacrifichiamo qualcuno per aumentare la nostra forza. Sì, sì. Chi è il più anziano? 35 anni, 39? Beh, 39 anni. 39 anni. Più 42? Easy. Ciao, vomito. Sacrifichiamo un follower per aumentare la nostra forza. Oh, e andiamo a sbloccare Curse of the Tundra. Tre nuove maledizioni appariranno. Questo è il rituale più forte che ci sia. Peccato ci abbia un cooldown spaventoso di un sacco di giorni. Ok. Ho finito le ossa. E la fede è di nuovo a zero. E la fame è di nuovo massima. Siamo nella cacca, ragazzi. Posto, la fame è a posto. Oh, sono tornati i nostri amici. Soldi. Drocce. Via, no, subito. Due ripartite. Perché ci servono. Ci servo cibo. Carne. Addio, se ne vada. E poi carne di nuovo. Vai, Olindo. No, Lindo è appena tornato, è stanco. Vai, Rancido. Carne, carne. Andate, andate, miei prodi. Dobbiamo pulire dalla cacca. Mamma mia, che fatica. E la fede, mo' come la risollevo? Ah, tecnicamente guadagnano 5 di fede ogni volta che mangiano... roba... Vai a mangiare. Ah, non si può. Niente. Sacrifichiamo qualcuno. Mi serve roba. Partiamo con due cuori blu. No, sacrifichiamo uno vecchio. 35 anni. 36. Più due d'attacco. No, più due cuori blu. Dai. Vorpe, ciao Vorpe. È stato un piacere, Vorpe. E non posso aumentare la fede in nessun modo se non mangiando, quindi mangiate per favore. Sì, bravo, 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 bravo. Bravissimi, bravissimi. Andiamo, andiamo. Dobbiamo battere quel coso. Però è tutto un po' casuale. Fermo. Fermo, giorno 32, fermo. Tanto mangiate tutti, voglio vedere che mangiate. Avete mangiato, bravissimi. State mangiando, sermone immediatamente. Devo costruire tre decorazioni. E poi possiamo tornare a battere il boss. Sermone giornaliero fatto. Non possiamo fare rituali. Quindi via. Mangiate per l'amor di Dio. Costruisci tre decorazioni. Una croce qua. Una, due e tre. Così siete contenti. La cacca, c'è altra cacca. Cacca qui. Cacca qui. Cacca qui. Ma tu dai via. A posto. Voi pregate. Costruite la roba, dai, fai veloci, veloci, veloci. No, no, non parlare, non parlare. Gestione del villaggio, parte più difficile del gioco. Pippiti! Bravo Pippiti, come lavora Pippiti. Mi fai aiuto? Posso aiutarti? Ok. Facciamo prima.
Ok. La quest me l'hai data tu. Perfetto. Ti benedico anche, così aumenti di livello. Woo! Easy. Cuciniamo altri due pasti fatti d'erba che vi piacciono tanto. Fortuna, veramente ho fatto sta roba dell'erba, sto patto con l'erba. Fondamentale. Data magna, la fame massima, andiamo. Ho ristabilito l'ordine mondiale. 32esimo giorno del culto, 32 è il mio numero preferito, perciò non possiamo perdere. Prego solo in carte dei tarocchi che siano, è ovviamente un'ascia. Però l'ascia velenosa, l'accetto. Questo non l'ho mai visto. Touch of Taqua. Ah, frisa i nemici. Questo può essere interessante. Ci abbiamo due cuori blu, se non sbaglio. No, perché non ci abbiamo due cuori blu? Ma il fantasmino non ci dà due cuori blu, scusami. Ho letto male? C'era scritto due cuori blu. Ma... scusa. Mi sento veramente scammato in questo momento. Dai, non bisciottiamo sti cosi? Veramente? Cioè, se li avveleno sì, se no no. Proviamo il ghiaccio. L'ascia semmai l'accetta. No, è un'ascia. Vabbè, insomma. No, è veramente carino, è veramente carino. Dai, una carta dei tarocchi degna, per favore, per 20 monete. Cuori. Ma mi bastano i cuori, guarda. Double heal. Ma non li trovo tanto! E double heal una fava! Beh, overall damage da un po' più di danno, va bene. Veramente solita sfiga, con le carte, comunque. Sono andato in... Ah, beh, il ghiaccio non è male. Ghiaccio non è male per niente. Ah, ma proprio li congela... cioè, li rallenta tantissimo. Dai, dai. Potrebbe essere una buona in combo. Dai, dai, dai. Siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi. Servono le ossa, tra l'altro, per i rituali. Siamo fiduciosi. Se non faccio però il pirla... non prendo danni da scemino, eh? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. 10% di chance di negare il danno quando colpito. Vabbè. Dai, dai. Ossa, negozio. Nel negozio del cibo non mi interessa. Dai, ossa. Direi le ossa. Ci servono per i rituali. Ah, 21 ossa, butta via. Cos'è sta maledizione? Double gold e nemici droppano veleno. Ah, sti cavoli del veleno. Non penso di non aver mai preso danno da veleno. Ecco, l'ho detto. E mi sono di nuovo dimenticato di quello dei funghi. Ricordatemelo, per favore. No, questa è la rana quella malefica che spara le... Se riuscissi a trovare la carta dei tarocchi che aumenta la velocità degli attacchi, mica sarebbe male, eh? Ecco, callalla. Mortacci vostra. Ok. Dai, 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 dai. Ma che schifezza!
No, ho preso danno dallo scheletrino. E vabbè. No, e niente. Ma cosa mi ha colpito? Ma... io sto prendendo danni non so come. Incredibile. Sono morto. Sono assolutamente morto. Ho preso 4 danni su sta stanza. Agghiacciante. Ashen, Ashen, benvenuto, benvenuta. Agghiacciante, amici. Cuori, non se ne parla. Multipli proiettili. Legno per forza. Sono nella cacca, non ho più cuori. Serve di curarmi, ma non posso. Non trovo mai cuori. Te prego, dai, te prego. Vabbè, ma mamma mia. Io penso i tarocchi peggiori del mondo. È veramente agghiacciante. Un cuore! Sì, sì, siamo tornati già che ci abbiamo la doppia cura. Almeno quello. La doppia cura è buono, ma devo trovarli i cuori però. Tacci tua, gioco. Dai, altri tarocchi, per favore. No. Io non ho capito, questo fantasmino che mi dava i doppi cuori blu, dove stanno sti cuori blu? Siamo artiglio. Che cos'è sta roba? Fai un'offerta, sì. Stato della bestia desidera oro. Ah, mi ha dato, gli ho dato 20, mi ha dato 43. E mi ha dato cibo. Non ho capito, ma va bene. Ok. No, sono confuso. Sono confusissimo. I'm so confused, amici. Io ritornerei al culto perché tanto non lo batteremo mai, però non mi interessa, ci proviamo. Per forza. Ah, guarda il danno adesso che gli faccio, tacci tua. Ma adesso è un'altra storia, eh. Adesso è un'altra storia. Ma completamente. Ma completamente un'altra storia. Mannaggia quell'ascia che c'avevo prima. Metà vita con 3 attacchi. Adesso dico siu. Dai, lingua.
Guarda i danni che faccio adesso. Guarda i danni che faccio adesso. Critical hit pure. Aia. Non essere greedy. Second try, basta e avanza. Ma che brutta animazione di morte. Cuore dell'eretico. Mamma mia, oh. E con quell'ascia di prima, certo che non facevo. È impossibile batterlo. L'avrei battuto anche prima, l'avrei battuto. Con questo guanto normalissimo. Quell'ascia facevo mezzo danno. Sium. Ma che carino. Anura. Easy. Mazza la roba che ho preso. I soldi. Mazza gli sordi. Mazza gli sordi. Oh, andiamo avanti con la lore. Due eretici distrutti. I enjoy watching you destroy Hecate. Her arrogance was always destined to be her undoing. Gli scaldiamo il suo freddo cuore. And the shepherd shall make a way in the wilderness. Queste frasi così a caso. Siete amici? Sì, siete amici. Siete contenti, amici? Dimostratemi che siete contenti. Forza! Oh, ma c'avete sempre fame? Ma che siete? Mamma mia, oh. Ma manco furbi. Vi cucino, poi non rompete le balle per un po', eh. La cacca, cacca, cacca. Posto altra cacca? No. Cuciniamo per voi. L'erba, ovviamente, che ormai è diventato il nostro piatto principale, l'unico solo e vero piatto del nostro culto. Noi mangiamo solo erba. Perché costa poco, è nutriente e voi riuscite a digerirla, incredibilmente. Ok, qua è tutto a posto, funziona tutto. Oh no! Devo ricostruire le miniere e cose di legno. Ah, tutte distrutte! Facci vostra! E allora vai, costruitele! No, intanto costruiamo questo. Doppio demone coso. Poi ricostruiamo tutte le miniere. Tre de pietra e tre de legna. Ah, cioè, niente, basta, finito. Io non ho capito la cosa del demonic. Quella là non me l'ha dati i cuori blu. Io non capisco. Cos'è? Che è? Cos'è? Cos'è? Ok, possiamo sbloccare tutte le porte. Sì. Quindi non c'è un ordine, posso andare dove mi pare in realtà. Ok.
Quello dei funghi, bravo comodino, infatti è quello che stavo dicendo, devo andare da quello dei funghi. Ma avete già cacato, ma cosa siete veramente? Tanto facciamo il sermone, ho dimenticato del sermone. Stavo per buttare via un giorno. Bla 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 bla, parole inutili, bla bla bla. Beh, possiamo fare un... Perché no? Non ho una tavola? Veramente? Ah, possiamo allora... Con questo robo che abbiamo, col cuore dell'eretico, possiamo... Focus wish, willist, will, wilds on a crusade to the base. Che vuol dire? Focus whilst on a crusade. Cos'è whilst? Focus. Focus è la concentrazione. Non ho capito cos'è l'onnipresenza, non importa. Se mangi un pasto ricevi un cuore blu. Quando sei morto su una crociata per la prima volta, sacrifica un follower per risorgere. Beh, direi questo. Cioè due vite praticamente. Non ho capito l'onnipresenza cosa fa, sinceramente. Scritta un po' è strano. Direi di sì, sacrificheremo un follower la prossima volta. Facciamo un rituale. Possiamo sposare qualcuno. Sposiamo qualcuno. Sposiamo Olindo. Brutto, mamma mia. Veramente brutto. Yeah, siamo tutti contenti. Ciao. No, come ho disturbato la gente che dormiva di notte. Ma siete veramente. Ma vabbè, costruitelo domani. Cioè, tutta sta pippa per mettere la fede e l'ho persa tutta. Ma che sfiga. Ah, devo andare da quello dei funghi. Sporgrotto. Devo comprarle queste carte, ma non ho soldi. Ah, ce ne vogliono 20 di funghetti, niente. A posto. Sì, vai via. Ce ne vogliono 20 di funghetti, niente. Let's go. Facciamo una visita all'Only Shack, perché posso giocare col serpente, no? Riceviamo un po' di fede gratis. Esatto, posso sfidare Flinky. Giochiamo a Knuckleballs contro Flinky. Il gioco dei dadi più stupido del mondo. Vince chi fa più punti completando tutti e 6, tutti e 9 gli spazi. E se metti un numero sotto la colonna dell'altro si cancellano quei dadi. Cioè, tipo 6 si cancella il suo 6. Se metti un 6 sotto il tuo 6 raddoppi il valore dei dadi. Cioè, una cosa atroce. Non mi ha cancellato il 6? Perché Flinky? Maledetto Flinky. Da 1 però è nel senso, no? Porca trota, Flinky. Ah, 3! Che culo. Via i 3. Flinky, Rotto le balle, Flinky. Ecco, se Flinky smettesse di pescare i 6,
sarei contento. Perché quel 29 è molto sium. Toh, doppio 6, questa è chiusa. Non può più toccarmi i 6. Quei due 6 sono salvi. 3, 6. Vabbè, metto uno qua perché sennò... Cioè, ho stravinto. Ho vinto. Mi manca un dado, dai, non fare niente. 4, vaffanculo, niente. Non ho vinto ancora. 2, 2 va bene. Cioè, l'ho stravinto, tra l'altro. A posto, bravo Flinky. 62 a 31. Yes. Ah, la metà. Yes. Che mi regali, Flinky? Una carta di tarocchi. Immune al veleno. Ma che schifezza è immune al veleno, dai. Non ho preso mezzo danno di veleno. Che schifo, Flinky. È un nuovo giorno. Ancora mezz'ora. Possiamo intanto fare uno dei nuovi livelli. Nuovo giorno è arrivato. Andiamo a pregare. Anzi, puliamo la ca... Quest'anno... Ambe. Puliamo la merda. Sto per creare i cessi, giuro. Sono Lilli. Quanto cacate, amici? Mamma mia. Costruite, su, su. Ok, cosa andiamo a sbloccare? Ah, abbiamo detto di andare a sbloccare... No, i bagni no. Il tabernacolo per i rituali... Sì. Direi proprio di sì. Per pagare i rituali la metà poi. Costruiamolo, questo bel tabernacolo. Piffete. Non ho i soldi, porca di quella trota. Vendiamo un po' di roba. Selliamo, che selliamo? Cos'è che... La carne dei follower morti. Mazza quanto vale, 10? Devo ammazzare più gente. Devo ammazzare più gente. Devo uccidere le persone. Con più enfasi. Qua, mettiamo il tabernacolo. Ma ancora, basta! È che la dieta a base di erba è... un po' così. Ma sti pasti li mangia nessuno? Sono buggati, mi sa che non li mangia nessuno. Pausa pranzo, la fede è massima, andiamo. Proviamo di qua, va? Proviamo questo qua acquatico, mi ispira l'acquatico. Tu che... tu vendevi semi. Mi ispira l'acquatico. Cos'è? 6.5 di danno? A 0.25. Oh, madonna. Allora, i danni ne facciamo. Il problema è che... Cioè, non so se essere contento. Arcazzozza. Vabbè, l'importante è non essere greedy con i colpi. Il problema è che io sono greedy, cioè... Oddio, cioè, io vivo per essere greedy nei combattimenti. Ma tra l'altro lanciamo i nemici, no? Ok. Ogni tanto c'è un danno aggiuntivo che non capisco cos'è. No. Ma cosa? Non mi ha colpito per quanto poco.
Te prego, signore dei tarocchi, dammi una carta decente, dai. Harvest bonus resources. Dico rispetto, per carità. E basta quella voce da gallina. The one who waits. Ci racconta un po' la storia di The One Who Waits. Cioè, questa è in inglese è veramente complicata comunque. Questo gioco ha bisogno di una patchita. Cioè, incredibile. E che... ah, che gridi. Ma porca puttana. Cosa sono? Ah, berry. Sono delle berry. Allora, berry, no. Facciamo punto interrogativo. Cos'è sta roba? La presenza di Calamar può essere sentita. Tutti i cuori speciali sono scomparsi. Io dico rispetto, comunque. Ma che schifo. Adesso ricompaiono i cuori speciali, però. Chi è? Ah, è Ratu! Cosa sto vedendo? Sta cantando una canzoncina. Sto cercando il mio cuore. È stato preso da lei. Sono stato qui per tanti anni. Sono sempre alla ricerca. Ho una dozzina di cuori, vedi, ma nessuno di questi è il mio. Mi importa solo del cuore che una volta era mio. Mamma mia, che tristezza. Ah, questo ti refulla i cuori. E posso comprare per $100 The Hearts 3. Ma non ce l'ho $100. Ho detto. Non ce l'ho 100 monete. Se no lo avrei comprato, sì. Tarocco Forti, per una volta che posso... un coso di... Vai, scrivigli. Ci pagassero. Vabbè, perché è un peccato? Ma c'è il portoghese, c'è... cioè il portoghese, voglio dire. Nel senso. Ah. Vabbè, ma... ma è troppo lento, dai. Naggia, lascia. Cioè, ero full health fino a... incredibile il tempismo, guarda. Tempismo del... cosa mi ha colpito? Sacrifichiamo? Ma guarda quanti cuori Domenico Bini! Ah, perché è mio marito, forse? È Olindo o Bini. Chi è il più... non posso vedere chi è il più vecchio, aspetta. Come faccio a vedere... ah, followers. 50 anni Katanga. Madonna, sono tutti vecchissimi. Io ho bisogno di nuovi follower. 50 anni Katanga. Dov'è? Katanga. Due cuori, dai. Ciao, Kata. Che morte orribile. Una morte orribile. Povero Katanga. Ma, sei buggato? No, sei buggato. Sei buggato? Non posso più uscire.
No, non ci sto credendo. E niente. Incredibile. Primo bug che trovo di Cult of the Lamb. Ah, quit proprio dal gioco. Bene. Questo è il primo bug che ho trovato in Cult of the Lamb. Peccato perché è abbastanza grave. Peccato perché è abbastanza grave. Non è un bug da niente, insomma. Mi ha bloccato la partita e non so adesso come funziona una volta lasciata la partita. È uscita una patch oggi, tra l'altro. Dove siamo rimasti? In che senso? Katanga è vivo? Questo gioco è online? No, è offline. Dov'è rimasta? È single player. Dov'è rimasta la... È vivo? Beh, non ha salvato proprio. Cioè, ah, ok. È prima del... della partenza della quest. Meglio. Meglio. E riproviamo. Però è un po'... Scusami, quindi se io faccio... Se io esco durante la partita... Cioè, come funziona? Se io esco durante la partita non perdo niente. Qua ha cambiato, il potere è cambiato. Come funziona? Non ho capito, veramente. Cioè, basta che io quitto e non ho malus? No. Cioè, non lo farei comunque, ma... Ha mandato molti vassalli come te. Uno dopo l'altro sono caduti. Sei andato più avanti della maggior parte di loro. Ti guarderò il tuo culto rompersi dall'interno. No, basta dargli dei problemi però. Povero Fegre, che ha fatto? E vabbè. Ma sei una merda. Ti ucciderò, calamaro di merda. Ma, vabbè, ma stavo sparando, però. Sì, ma, cioè, mi dai un'arma che è più lenta del mondo. Dammi una spada normale. In questo mondo è tantissimo under the sea, cioè. Under the sea! Andata, sì! Bella, sta stanza molto utile. Dove sono i tarocchi? I tarocchi per i potenziamenti! I cavolfiori! Abbiamo una cosa nuova. Ho bisogno dei potenziamenti! Dai, ti prego, una carta utile. Immune al veleno, rivela la mappa. Beh, rivela la mappa, ma è un po' una merda. Prendiamo una carta random. Vabbè, critical hit 10%. Che schifo. Abbiamo dei tarocchi, ragazzi, veramente scarsi, eh. Aia! Mini boss. Ah no. Ho detto una cazzata.
Ma ciao. Gratis? Grazie! Che roba è? Il fervore? Ma si riempie al massimo quando entri a nuova camera. Ma come? Scusami, è fortissima. Per 4 monete. Beh, dai, 4 monete. Dai, vieni con me. Anche perché... qua è una mattanza, ho bisogno di gente giovane. Sono tutti per i, vanno tutti per i 40 anni. Tra poco andranno veramente bruciati i miei follower. No, diamone un altro, va. Oh no, ma qua tocca combattere. Critical. Cosa sono sti calamari? Siamo pazzi? Sì, vabbè, ma non si capisce quando attacca questo. Ma c'era... fortuna che ho avuto un riflesso veramente incredibile. Ma c'era un'altra... un'altra direzione in quella freccia. Ma naggia la zozzona zizzina zazzara. Questo è il boss finale, veramente, cioè... madre de Dios! No, vabbè, ma sono impossibili da battere questi, dai. Con sto martello della minga. Oh Gesù mio, per liberarti ho speso tutti i cuori. Tutti. Ne valsa la pena? Non credo. Io questo non creta. Mamma mia. Mezzo cuore. No, 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 no. Mezzo cuore. Dai, dai che riusciamo a batterlo. No, ho sbagliato stanza. No, non ho sbagliato, mezzo cuore. Ciao Totore, benvenuto. O benvenuta. Allora qua... porca trota! Devi da morire, devi! Allora! Dai Tarocco, vita, due cuori. Perfetto, un cuore perfetto. Cuore perfetto. Un'arma nuova, per l'amor di Dio. Ma è però 1,7, questo fa un sacco di danni. Knockback i nemici. No, preferisco questa. Ah, c'è, ma c'è questo. Change of poison enemy. Zero. No, dai, tengo la. Tengo l'ascia. Fancoops, tengo l'ascia. Boss. Primo dei 4 boss da battere per andare a trovare il calamarone gigante. Ma porca trota. No, sì, ciao. Sì, sì, come no. Perso. Ultra perso.
Forse no, dai, forse no. Sium! Mamma mia, che rischio! Oh, abbiamo preso tre amici, eh? Tre amici in questa run. Che rischio, ragazzi, madre de Dios. Che ci abbiamo? I cavolfiori. Così. Sacco di roba. E via. Primo dei quattro, primo di tre boss uccisi per andare dalla roba. Bene, che ore sono? I 51. Beh, direi che è perfetto. Possiamo fare un po' di management del nostro villaggetto e salutarci. Compagni di merende, ci siamo. Cari amici, cosa vuoi da me? Domenico Bini, ti benedico. Mio marito, tra l'altro, Domenico Bini. Sblocchiamo un po' di roba. Sblocchiamo un bel po' di roba. Questo sta male. Ma quanta cacca. No, adesso costruisco il bagno, però, veramente. Ma non è possibile che cacate così tanto. Cacate veramente una cosa atroce. Guarda la madonna. Guarda tu. No, devo costruire i cessi. O quello per far pulire la cacca a loro stessi. Cioè, non posso stare un'ora a pulire la loro merda. Ah, già abbiamo tre nuovi follower. Tu sarai schizzo. Benvenuto, schizzo. Tu sarai... Hanno carne da macello. E tu sarai Miss Keta. Perfetto. Miss Keta a spaccare le pietre. Bene. Tu stai male, vomiti. Riceviamo questo. Cuciniamo la nostra solita erba che fa cacare i follower. Però costa poco. Ed è gratis l'erba. Quindi non, in realtà non è che costa poco, è proprio gratis. Toh, mangiatene quanta ne volete. La fede, facciamo un sermone. E abbiamo finito. Anzi, potenziamo la corona. Facciamo un nuovo rituale. Mazza, gente. Possessione. Tutti i membri del culto. Quando un nuovo edificio è costruito, guadagnano 5 di fede. O guadagna più fede quando fai un sermone. Beh, direi guadagna più fede quando fai un sermone. Facciamo sermoni gratis ogni giorno. Anche se in realtà 10 di fede ogni volta che costruisco un edificio, metto a costruire... C'ha più senso l'altro. Perché mi metto a costruire le cose decorative e mi danno un botto di fede. Come 79 su 80, ma che sfiga! Perfetto. Tutto è a posto, il villaggio è a posto. Dico Sium. Amici! Per oggi è tutto. Vado a vedermi il Milan, che gioca la sua prima partita di campionato della Serie A. Oh, mamma mia! Cult of the Lamb è veramente un parto. È molto impegnativo. Allora, io cercherò di andare un po' avanti nella costruzione del culto e sconfiggerò altri due boss, così la prossima volta andiamo a scombattere. Andiamo a sconfiggere il Maxi Octopus. Il Maxi Octopussi. Amici, è stato bello. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre su Every Eye.